Shabbat shalom a tutti voi e benvenuti al culto di Shabbat di stamane. E oggi abbiamo una parasha molto bella che abbiamo iniziato a studiare ieri sera e che continueremo a studiare insieme. E oggi vogliamo approfondire alcuni aspetti della Parashah insieme e andremo ad ascoltare il sermone del Rabbino Harel proprio su questa Parashah, molto bella. E per chi non ha partecipato agli studi di mercoledì, vi invitiamo a partecipare. Anche attivamente e a riascoltare e a riguardare l'insegnamento di mercoledì, che di fatto è proprio un ponte tra le due parashah di oggi e di sabato scorso. Quindi c'è stata proprio una spiegazione più profonda della scrittura biblica per comprendere quello che poi oggi andremo ad affrontare insieme. Amen. E mentre io invito gli altri, chiederei a Rabbino Harel di pregare in maniera tale che io possa coprire gli inviti su Zoom. E voglio anche anticipare che partendo da oggi e per i prossimi Shabbat, daremo maggiore attenzione a coloro che logicamente sono qui e sono ospiti. Non ci sarà possibile avere l'attenzione che avevamo prima, di fatto. Quindi per chi è nella zona di Napoli, vi invitiamo a partecipare dal vivo ed essere presenti di persona. Per chi logicamente è di fuori, è proprio Zoom uno strumento che vi permette di partecipare. E voglio anticipare questo in maniera tale che non ci siano qui pro quo. Mi piace essere chiara sin dall'inizio. Va bene? Allora iniziamo in preghiera con il Rabbino Harel. Padre nostro, veniamo davanti al tuo trono e ti ringraziamo per oggi che possiamo essere nella tua presenza, veramente davanti al tuo trono, come sta scritto nella tua parola, di venire davanti al tuo trono in coraggio e verità. E sappiamo che il sangue di Yeshua, di Gesù, solo tramite il suo sangue possiamo fare questo. E ti ringrazio per questo. Ti chiedo di guidarci tramite il tuo Spirito Santo e non lasciarci fare nessuna cosa dalla nostra carne, ma sia fatta nella tua volontà e secondo il tuo Spirito, il tuo Ruach HaKodesh, nel nome di Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. E vi chiediamo anche preghiera perché questo è un tempo di transizione, quindi ci sono persone che stanno iniziando a venire, a ritornare di persona, altre nuove che stanno affacciandosi appunto alla congregazione, quindi c'è un tempo di certo che dobbiamo dedicare proprio a coloro che sono qui. Ed è per questo che limiteremo proprio la comunicazione su Zoom, anche live su Facebook, proprio per quanto riguarda il Sefer Torah e non per tutto il culto, proprio perché sarà dedicato a coloro che sono dal vivo. Amen. E vogliamo quindi cantare insieme il Salmo 150 che abbiamo nel Siddur che sto condividendo in maniera tale da poterlo aprire per chi non lo ha ancora e per chi lo ha appunto può seguire dal proprio Siddur. È in Shabbat Shalom. italiano e in inglese. E voglio aggiungere anche per coloro che sono di madrelingua inglese, o che parlano meglio l'inglese in generale dell'italiano, e
comprendono. Stasera faremo il culto alle 7, proprio perché il caldo preme e quindi è importante anche sapere che stiamo facendo del meglio, del nostro meglio per poter coprire, ecco, tutte quelle che sono le necessità, sia di coloro che parlano l'italiano, sia di coloro che parlano l'inglese o altre lingue, ma che comprendono sicuramente meglio l'inglese dell'italiano. Amen. Amen. Iniziamo col Salmo 150. Alleluia, il becco ciò, alleluia, per chi osò, alleluia, che burrotà. Alleluia, che rogulò, alleluia, bete caso fa, alleluia, me ne vede fino. Alleluia. Alleluia, 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 il becco ciò, alleluia, per chi alzò, alleluia, bighe burrotà. Alleluia, te rogulò, alleluia, te casciufò, alleluia, ne vede fino. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ora ci sarà la chiamata all'adorazione. E per chi non ha mai seguito un culto di Shabbat, c'è un momento importante che proprio segna l'inizio dell'adorazione. E nella cultura ebraica l'unica cosa che si adora è la Torah, che è la scrittura che è stata donata al popolo di Israele da Hashem sul monte Sinai a Mosè, intercessore per il popolo di Israele. E come sapete non esistono raffigurazioni di Hashem, proprio perché Hashem ha richiesto che non ci fosse alcuna rappresentazione sulla terra, quindi è ritenuta idolatria qualsiasi forma di rappresentazione.
E questo è importante conoscerlo, perché quando si viene da denominazioni diverse, quando si viene dalla cristianità, in particolar modo dalle denominazioni cattoliche, ortodosse, c'è tanta idolatria, proprio perché c'è stata una deviazione, diciamo, una manipolazione delle scritture bibliche, e quindi è stata fatta idolatria di una qualsiasi rappresentazione di Hashem che era stato chiesto di non essere fatta. E quando noi parliamo infatti di Hashem, proprio è il nome che lo rappresenta. Per il popolo ebraico, nelle denominazioni ortodosse, non è nominato, non è possibile nominare il nome di Hashem. Come vediamo, però, ci sono anche denominazioni Chabad e altre che invece nominano il nome di Hashem, nostro Dio. Quindi iniziamo con la chiamata all'adorazione. Barku et Adonai Hambora Baruch Adonai Hambora Shalom Baed. Benedetto sia il Signore che è degno di lode. Benedetto sia il Signore che è degno di lode in eterno. Adesso faremo la benedizione della Torah. Baruch Adonai Hambora Leolam Baed. Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamim ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה. ביאתו, אדוני, קבלת אור פר סמפרי. ביאתו תוך, אדוני, נוסטרו דיו, סובנו דיו, ישראשתו, טייפופלי, ישראלתו בתורה. ביאתו תוך, adesso leggeremo dalla Torah. Oggi si legge, per la porzione di Torah di oggi, si legge da Numeri capitolo 13 versetto 1 fino al capitolo 15 versetto 41. Per la porzione profetica, che sarebbe la porzione di Haftarah, si legge da Giosuè 2 tutto il capitolo di 2. E poi per il Beit HaRashah vi invito di andare e leggere Romani capitolo 4 versetto 1 a 25 e la lettera agli Ebrei capitolo 3 versetto 7 a 19. Adesso leggeremo i primi tre versetti sia in ebraico e poi in italiano di Numeri 13. וידבר אדוני אל משה לאמור שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. Adesso leggeremo in italiano. Il Signore parlò a Mosè e disse: manda degli uomini ad esplorare il paese di Canaan che io sto per dare ai figli di Israele. Un uomo per ogni tribù paterna. Ognuno sia un preposto fra loro. Mosè li mandò dal deserto di Paran per ordine del Signore. Erano tutti uomini segnalati, capi di tribù di Israele. Adesso faremo la benedizione della Torah dopo la Torah.
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai nuten haTorah, nuten seme. Lodiamo Dio Eterno, Sovrano dell'Universo, Tu ci hai dato una corona di verità, hai impiantato dentro di noi la vita eterna. Ti lodiamo Dio, donatore della Torah. Amen. Adesso inviterò la Rebbe Zin Gabriella di leggere la porzione dell'Haftarah di oggi, che come vi ho detto viene letto dal Giosuè 2, tutto il capitolo di Giosuè 2. Lei leggerà i primi tre versetti. E benediciamo quindi l'Haftarah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar bimdim tovim veratzav bedireim ane emarim be'emet. Baruch ata Adonai abocher ba'torah uv'moshe avdo uv'Israel amo uvin vi'ei emet batzedek. Tutti insieme ti lodiamo Dio Eterno, Sovrano dell'Universo. Hai chiamato profeti per parlare parole di verità. Ti lodiamo, Dio, per la rivelazione della Torah, per Mosè, tuo servitore, e Israele, tua gente, e per i profeti della verità e della giustizia. Amen. Io vorrei un attimo chiedere una cortesia. Chi si collega via Facebook? Vedo che le persone vengono e vanno. Siamo una sinagoga. Se uno dovesse andare a una sinagoga, non credo che si esca, si entra e si esca. Io vi chiedo di essere cortesi anche su Facebook, perché non è che siete in presenza su Facebook, siete in presenza di Hashem, in presenza anche qui dello Spirito Santo. E se siete assettati per la sua parola, vi invito di rimanere, perché io non lo trovo né cortese né giusto nei confronti nostri e nel Signore che uno entra e esca così come vuole, e non sarebbe neanche una cosa giusta da fare nella sinagoga fisica. Ok, e questo vorrei chiedere di essere cortesi, anche rimanere, perché voi non sapete che cosa vi aspetta oggi, è così bello, quindi aspettate di sentire dalla parola di Dio. Amen. Amen. Quindi dicevamo, leggiamo dal libro del profeta Giosuè, capitolo 2. Versetti 1 fino al 3. Va i shlach Yehoshua bin Nun min Ashitim, Shenahim Anashim Meragelim Cheresh Lemor Lehu Reu et Haaretz Beet Yericho, Vayelchu Vayabu Bet Isha Zona Ushma Rahab Vaishkebu Shama. Baye amar lemelech Yericho lemor ine anashim bau hena alaila mi bene Israel lachpor et aaretz. Baishlach melech Yericho el Rahab lemor o si anashim habaim elahi asher bau levetek ki lachpor et chol aretz bau. E ora leggiamo dalla versione in italiano. Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Shittim due uomini in qualità di esploratori, e disse loro: andate a vedere il paese, e in modo particolare Gerico.
Essi andarono, entrarono in casa di una prostituta di nome Rahab, e là si coricarono. Intanto venne riferito al re di Gerico: sono venuti qui questa notte degli uomini da parte dei figli di Israele per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rahab: fa uscire gli uomini che sono venuti a te e sono entrati nella tua casa, perché essi sono venuti per esplorare tutto il paese. Amen. Allora benediciamo quindi l'Aftarah, dopo l'Aftarah, sempre dal nostro Fidur. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Sur Kol HaOlamim Sadik Bechol Adarot Ha'el Ane Eman Ha'omer Ve'oseh Amdaber Umchayim Shekol Devarav Emet Vatzadek Al HaTorah Ve'al Avodav Ve'al Anvi'im Ve'al Yom HaShabbat HaZeh Shenatata Lanu Adonai Eloheinu Likdusha Ve'limnucha לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Tutti insieme lodiamo Dio eterno, sovrano dell'universo, rocca di tutta la creazione, il giusto di tutte le generazioni, il Dio fedele, la cui parola è compiuta, il cui ogni comando è giusto e vero, per la Torah, per il privilegio di culto, per i profeti e per questo giorno di sabato che tu, il nostro Dio eterno, ci hai dato per la santità e per il riposo, per onore e gloria. Ti ringraziamo e ti lodiamo. Il tuo nome sia lodato per sempre. Da ogni essere vivente. Noi ti lodiamo, Dio, per il sabato e per la sua santità. Amen. Shalom a tutti che si sono collegati recentemente, benvenuti. Non vi voglio dimenticare che ci sta, che ci siete, e apprezziamo ognuno di voi che si collega con noi oggi. Ora ascoltiamo il sermone del Rabbino Harel, e per coloro che necessitano preghiera ci potete scrivere nella chat sul lato del collegamento. Amen. Allora, io credo che, spero che sia una grande benedizione a tutti coloro che sono collegati con noi oggi, perché io ci tengo molto a predicare, non predicare, insegnare ciò che Dio ci dice nella la sua parola, Bibbia, sia nella Torah, nel Vecchio e Nuovo Patto, diciamo, o Testamento, come lo volete dire. Oggi è Shabbat, è sabato, è il giorno originale del riposo che Dio aveva creato per noi, di stare nella sua presenza, di non lavorare e di stare a casa insieme alla figlia senza far nulla tranne che riposarsi, stare nella sua presenza, leggere la sua parola, pregare, anche mangiare, quello che si fa, insomma, sul giorno di riposo. Quindi
Vi invito anche a voi che se state facendo altre cose oggi, non è il giorno per fare altro che quello. Ok? Ed è il giorno più bello della settimana proprio. Almeno per me, così. Adesso voglio parlare di come possiamo fidarci di Hashem, cioè di Dio, quando non lo vediamo. E qual è stato il vero peccato anche delle spie di Canaan. Ok? Quindi questa settimana andremo a leggere del tragico peccato di queste spie, almeno 10 dei 12. Ed è una storia per me molto frustrante, perché dico, ogni volta che lo leggiamo, proprio mentre le spie stanno per dare il loro rapporto riguardo la terra promessa, vogliamo gridare a loro, non fatelo, cioè non fate ciò che state per fare, che rovina tutto, almeno per quella generazione, tranne due persone. Quindi come avrebbero potuto dubitare di Hashem, cioè di Dio? Come hanno potuto peccare così gravemente? Specialmente dopo tutto ciò che hanno visto. Cioè, hanno visto così tante cose belle da lui. Hanno visto la loro uscita dall'Egitto e l'apertura del Mar Rosso per loro, che potevano passare poi, che si sono annegati tutti i soldati egiziani, hanno avuto il pane dal cielo, hanno avuto acqua da una roccia, hanno avuto così tante cose e ancora non riescono a parlare contro, a dubitare di lui. Può succedere a tutti noi, quindi anche io me lo dico, Clint, per favore, Harel, non dubitare di Dio, se lui ti ha dato la promessa, quella è, e lo devo dire spesso a me stesso, quindi dobbiamo dire così. In qualche modo desideriamo che questa volta la storia finisca in modo diverso da come finisce. Questa volta le spie fornirono un rapporto positivo, magari, perché per noi il peccato sembra molto insondabile. Okay? Quindi benvenuti oggi alla Parasha Shelach. Questa settimana leggeremo di questo peccato. Qual è il tragico peccato delle spie di Canaan? Sappiamo quale fosse il peccato. Le spie tornarono dalla loro missione e sostanzialmente respinsero la terra di Israele. Almeno 10 dei 12, ok? Ricordatevi che 2 non hanno fatto così. Hanno convinto tutto il popolo di Israele che nonostante le promesse di Hashem, di Dio, essi non sarebbero stati in grado di superare le potenze militari di Canaan. Mamma mia, cioè, dopo quello che hanno visto, ancora hanno dubbio di quello che può fare Hashem. Di conseguenza, tutta quella generazione dall'età di 20 anni in su, gli israeliti si sarebbe estinta e il popolo avrebbe vagato senza meta per 40 anni, prima che gli fosse permesso di entrare nella terra promessa. Ok, tutti i minorenni. L'annientamento dell'Egitto, la nazione più potente del mondo, non avrebbe dovuto insegnare loro che il potere di Hashem è infinito. Oppure se fossero a conoscenza della forza sconfinata di Hashem, come avrebbero potuto dubitare che Hashem sarebbe stato con loro durante queste battaglie? Dopo tutto ciò che Hashem ha fatto per loro. Ok, io mi posso ricordare un conto mio, che io quando ho fatto la guerra nel Golfo, io e ringrazio il Signore che ero suo già. E io mi ricordo, anche se stavo proprio al fronte, non avevo dubbi che stavo con me. E mi ricordo c'erano delle situazioni molto pericolose in cui io avrei potuto essere ucciso o catturato dal nemico. Pregavo, Signore, se tu vuoi che io muoio adesso, sono pronto. Se tu vuoi che vengo catturato, ok, so che tu sarai con me. E a quell'istante mi ha salvato. Quindi io so sulla mia vita che ho creduto così, ma non è così per tutti. Quindi anche se è una domanda classica che non la capiamo ancora, come hanno potuto peccare così? Le spie vengono invitate, cioè inviate a esplorare la terra promessa. Che bella cosa, tu sei uno dei primi di entrare, degli altri. Quindi diamo un'occhiata al testo e vediamo cosa possiamo trovare. Hashem dice a Mosè, invia uomini. Qual è il loro compito? Ok,
vedi la terra, com'è la terra, la nazione che vi abita è forte o debole, sono pochi o molti, e le città in cui vivono sono aperte o fortificate. Quindi la loro missione principale era semplicemente di esplorare militarmente, forse per capire come distruggere i nemici. Anche dovevano vedere che tipi di alberi, frutti che avevano, quello che, tutto quello che c'era. E forse era per capire come, come detto, per distruggere il nemico. È interessante notare che quando Mosè seleziona le spie, ne sceglie una. Ok? Dopo aver elencato tutti e 12 i nomi, il testo conclude: e Mosè chiamò Oshea, figlio di Nun, Yehoshua. Ok, Yehoshua è diverso da Yeshua, ok? Tra tutti gli eletti, sembra che Mosè abbia conferito a Yehoshua uno status speciale. Sappiate che Yehoshua in italiano è Giosuè, ok? Qualcosa in questa storia sembra molto familiare. C'è stata un'altra volta in cui a qualcuno è stato detto di selezionare solo poche persone dalla nazione di Israele. Quelle persone sono state incaricate di portare la vittoria militare. Un evento in cui Mosè ha individuato Giosuè. Ok? Quindi, collegamenti biblici alla storia delle spie, quali sono? Diamo un'occhiata a un ultimo pezzo di testo della storia delle spie. E questo mette tutto insieme. Quando le spie tornano dalla terra di Canaan e danno un cupo ritratto del potere dei nemici, guarda la prima nazione nemica che menzionano. Amalek abita nel sud. Che sono Amalek, quelli grandi, no? I giganti. L'intera narrativa sembra ricordare la storia precedente della guerra di Israele con Amalek, di ritorno a Esodo, quando Amalek attaccò Israele nel deserto. E Mosè disse a Yehoshua, cioè Giosuè, scegli uomini per noi. È molto simile al successivo. E qual era lo scopo di scegliere quelle persone selezionate? Per andare a combattere Amalek. Quindi vediamo tutti e tre gli elementi proprio qui, scegliere i rappresentanti per scopi militari e Yehoshua, cioè Giosuè, viene individuato. Quindi ora che vediamo che le storie sono in parallelo, dobbiamo chiederci perché. Queste due storie sembrano incredibilmente diverse. La storia delle spie parla di un peccato orribile da parte della nazione di Israele. Ma nella storia di Amalek non c'era il peccato. Il popolo era innocente, vittima degli amalekiti attaccanti. Le storie adesso sembrano davvero non correlate e le poche connessioni coincidenti. Ma non è casuale. Per capire la connessione, dobbiamo prima capire quella storia della battaglia di Amalek. Tornando al libro dell'Esodo, ok? In ebraico, Shemot. Che vuol dire nomi, o dall'incipit, ok? Il greco è exodus, che vuol dire uscita, latino exodus, esodo o exodus, e poi in italiano esodo, vuol dire uscita. Quindi, solo così potremo veramente capire la storia delle spie. La battaglia con Amalek è stata veramente strana, ok? Sappiamo che aspetto a una normale battaglia. Ci sono due gruppi, si avvicinano e vince l'esercito più forte. Così dovrebbe andare. Ma non è quello che è successo. Yehoshua, cioè Giosuè, e i suoi uomini uscirono per combattere e allo stesso tempo Mosè salì su una collina. E quando Mosè alzò le mani con il bastone, con mazzo, Israele prevalse in battaglia. E quando abbassò le mani, prevalse Amalek. Ci stavo scherzando l'altro giorno con la Rebizzin Gabriella, ha detto chissà se facevi scherzetti. E boh, adesso vincete, adesso no, eh? Vedete che faccio. Cioè, non lo so perché andava così, però mi faceva un po' ridere. E sembra che il successo militare dipendesse interamente dalle mani alzate di Mosè. Non dipendeva di quanto era grande il militare. Cosa sta succedendo qui? Di che cosa si tratta? E qui ritroviamo un simbolismo
Per capire di che cosa parliamo, pensiamo al contesto di questo attacco e sorpresa di Amalek. Alcuni capitoli fa, Hashem salvò il popolo dall'Egitto con piaghe, miracoli, palesi. Le persone non dovevano fare nulla, abbiamo guardato passivamente Hashem salvarci. Quindi abbiamo una serie di lamentele da parte di Israele. Non c'era l'acqua, niente cibo e poi ancora niente acqua. E la gente improvvisamente non si sentiva sicura. Hashem è davvero con noi o no? Pure noi possiamo chiederci qualche volta la stessa cosa. Qualche volta vediamo la mano di Dio così forte nella nostra vita, poi ci sono altre volte e dici: mamma mia, io sto pregando, ma dov'è? Dov'è? Non mi risponde. Può succedere. Ma dobbiamo sapere che quando Lui promette una cosa che è sempre con noi, è sempre con noi. Ok? Me lo posso ricordare. Alla fine del 2010 avevo sentito la mancanza proprio dello Spirito Santo nella mia vita, come se mi avesse abbandonato. Ma non era così. Anzi, stava proprio con me. È soltanto che era andato per preparare qualcosa per me. È così. Quando non lo sentiamo, vuol dire che sta preparando qualcosa per noi. Magari, ok? Questo ve lo dico perché so che qualcuno ne ha bisogno di sentirlo. Allora, Hashem dice di sì. Ci mostra, dandoci cibo e acqua. Ha colpito un sasso, un enorme sasso, una roccia, è uscita l'acqua. Cioè, quando mai l'acqua esce da una roccia? Mai. Quindi, proprio come aveva annientato i nostri nemici in Egitto, ci siamo riposati mentre Hashem si prendeva cura di noi. Subito dopo arrivò Amalek e Israele, una piccola banda di persone che non era mai stata in battaglia, fu in grado di sconfiggerli. Pensate, loro non avevano mai fatto una battaglia in vita loro. Per la prima volta dobbiamo essere coinvolti in un certo senso, sebbene tecnicamente siamo in battaglia. Apprendiamo la stessa lezione che abbiamo appreso in precedenza, che la vittoria arriva non dalle spade, ma dalle mani di Mosè, elevate ai cieli, riconoscendo Hashem. Così penso che dovremmo affrontare anche noi la stessa cosa. Ma anche se non abbiamo bastoni, alziamo le mani. E questa lezione è la stessa che abbiamo visto, prima attraverso l'Esodo e poi attraverso Hashem che ci ha dato da mangiare e da bere. Ok? Lui è lì per noi, signore e signori. Credetemi, i tempi che stanno arrivando, tante persone se lo chiederanno più spesso, ma Lui ha promesso non aver paura, poiché io sono con te, con voi, chi veramente appartiene a Lui. Il simbolismo è toccante qui. Le mani alzate di Mosè sono un segno di riconoscimento che la forza di Israele è tutta da Hashem. Solo da Dio, solo quando riconoscono la fonte del loro successo, possono avere successo. Ok? In guerra è così facile pensare che la potenza militare sia il vero re, il vero potere, che vivo e muoio per la mia forza e abilità. Quando dobbiamo impegnarci, è facile cadere nella trappola di dire: il mio successo è il risultato del mio sforzo, della mia grandezza. Ma non è così. Ma questa è la sfida di questo mondo. Notare che anche quando ci impegniamo, anche quando sembra che abbiamo fatto tutto da noi stessi, in realtà è tutto merito di Hashem, di Dio. Quindi facendo dipendere il nostro successo dalle mani sollevate di Mosè, Hashem ci insegna con precisione a Israele che possiamo avere successo solo quando cediamo veramente il controllo a Lui. E ci fidiamo completamente di Lui. E con questo in mente torniamo adesso alla storia delle spie. La paura, qual era? Perché hanno avuto la paura le spie a Canaan? Come abbiamo detto prima, è facile sentirsi frustrati da queste spie e dalle persone in generale. Come hanno perso la fede dopo che tutto ciò che Hashem ha fatto per loro? Pensiamoci dal loro punto di vista. Hashem dice a Mosè: invia le spie, esplora la terra. Se sono israelita, come mi fa a sentire? Per esempio, non lo so. Che tipo di messaggio invia? Non sarebbe un po' come se Hashem, Dio, si stesse ritirando?
Non lo so. Sì, in passato Hashem era lì per noi. Ma ora Hashem sta dicendo che abbiamo bisogno di spie per esplorare la terra. Perché? Perché non ci fa semplicemente entrare? Perché dobbiamo sapere tutto? Per capire la strategia per la vittoria militare. Strategia? Perché strategia? Ciò deve significare che Hashem vuole che facciamo questo da soli, che si sta allontanando, forse si sono sentiti così. Quindi quando le spie tornano, sono nervose. Dobbiamo capire le cose e combattere da soli. La terra è piena di nazioni forti, come Amalek. Se Hashem non ci sarà, dobbiamo capire come farlo da soli. Questo è terrificante. Quella paura sembra un po' ragionevole, vero? Specialmente se vedete delle persone giganti. Ma io non dico di Golia, perché Golia era un gigante piccolo di fronte ad altri giganti. C'erano dei giganti che erano alti tipo 10 metri, anche di più, ok? Quindi non è poco, c'erano anche fino a 30 metri. Stiamo parlando di esseri proprio enormi. Stessi forse sarebbe stato ragionevole, ma poi Hashem ci mostra questi anche parallelismi, dicendoci, guarda la storia di Amalek, perché non puoi capire le spie senza di essa? Hashem dice, Israele, pensi che ti stia lasciando? Pensi che dovendo impegnarti non sarò con te? Perché non hai imparato dalla guerra con Amalek? Perché non hanno mai dovuto impegnarsi prima? Questa è la ragione. All'inizio della relazione del popolo con Hashem, in fase 1, facciamo delle fasi, Hashem ha mostrato il suo amore per Israele attraverso i suoi nissim, cioè i miracoli. Hashem gettò le piaghe sull'Egitto fino a quando Israele fu finalmente liberato. Quindi, mentre l'esercito egiziano si avvicinava agli israeliti a Mar Rosso, Mosè disse con enfasi al popolo, Hashem combatterà per voi, per noi, per te. Rimanete in silenzio, sedetevi e osservate. E lo fecero. Stranamente l'hanno fatto senza parlare contro. Mentre il potente esercito egiziano affogava nel Mar Rosso. Nel deserto le persone non dovevano fare nulla per mangiare e bere. Erano semplicemente sostenute da Dio, da Hashem. Ma poi siamo arrivati alla fase 2. L'attacco improvviso di Amalek. Adesso Hashem vuole che Israele combatte, perché i miracoli non funzionano come va il mondo. Okay? Hashem ha creato il mondo in modo tale che non ci limitiamo a rilassarci ed aspettare i miracoli. Qualche volta li fa, ma qualche volta vuole che facciamo anche noi che ci impegniamo, ok? Dobbiamo agire in fede. Quando ci dice di fare una cosa, dobbiamo farlo, ma in fede. Ma anche quando Israele sta combattendo, anche quando dobbiamo impegnarci, alla fine la benedizione sul nostro sforzo e lavoro viene tutta e sola da parte di Hashem. Ovviamente, se noi ci impegniamo con tutto lo sforzo, ma Hashem non è con noi, non ci benedisce, non verrà nulla. Ma se lui è con noi, vedremo il risultato. Ok? E come capirebbe la gente quella lezione? L'incapacità delle spie di imparare e fidarsi completamente di Hashem. Adesso parliamo di quello. Pensiamo a quella battaglia. Israele non aveva esercito, né esperienza militare, era una mancata corrispondenza del più alto ordine. Ma la gente stava per apprendere che nulla di tutto ciò contava. Il successo non dipenderà dalla loro abilità militare, dipenderà da una sola cosa: riconoscere che anche quando sembrano fare il lavoro personalmente, è ancora tutto merito e per volontà di Dio, di Hashem. Noi sappiamo che Hashem sta tirando le corde quando fa tutto lui. Ma possiamo vedere che sta tirando le corde anche quando siamo noi quelli che fanno il lavoro. Ok? La guerra con Amalek non era l'obiettivo finale, era una transizione, perché poi più tardi ci sarebbe stata una fase 3,
Un tempo in cui le persone avrebbero dovuto impegnarsi ancora di più e avrebbe potuto sembrare ancora di più come se le persone fossero al comando e la provvidenza di Hashem fosse impercettibile a occhio nudo. Quindi ecco come sarebbe stata la vita nella terra di Israele. Lì Israele avrebbe dovuto combattere le proprie guerre e produrre il proprio cibo. Questa è la fase 3. La responsabilità delle persone di riconoscere che anche quando sembra che Hashem non faccia più parte del quadro, in realtà è altrettanto presente. Infatti lui diceva, se voi seguite i miei comandi, i miei precetti, io vi darò benedizione. Ok? Quindi, quando il popolo di Israele è a soli 3 giorni dall'ingresso, cioè 11 giorni, Hashem dice a Mosè di selezionare alcune persone per spiare la terra. Avrebbero dovuto pianificare, esplorare, strategizzare, e le spie l'hanno visto. Avevano paura che forse questo era abbastanza per non fidarsi di Hashem. Ok. Hashem ci ha aiutato prima, ma ora siamo soli, e hanno detto questo al popolo. Ma ciò che non hanno visto è stata la lezione che avrebbero dovuto imparare nella fase 1 e dalla fase 2, che indipendentemente dallo sforzo umano, in qualsiasi proporzione, in qualsiasi situazione, Hashem è sempre con noi. Okay? E le spie gridarono, non possiamo farlo! Non possiamo conquistare la terra. Parlo dei 10 e dei 12, non tutti e 12. Avrebbero dovuto pensare che Hashem può farlo. In effetti solo Hashem può farlo. Possiamo e dobbiamo pianificare e strategizzare, è vero. Ed è per questo che sono state inviate le spie. Ma poi dobbiamo riconoscere le lezioni di Amalek, secondo cui alla fine solo Hashem sarà in grado di vincere queste guerre per noi. In questo modo il popolo di Israele ha fallito nel suo rapporto con Hashem. Quindi parliamo adesso di come fidarsi completamente di Hashem. Quando vediamo Hashem solo negli ovvi miracoli, come dicevo prima, quando sta uccidendo i nostri nemici nel mare, quando alziamo le braccia e lui è proprio lì, allora non è così difficile avere una relazione con lui. Wow! Ma come dire, ma che dire di quando non vediamo Hashem? Quando dice io sono qui, anche se non mi vedi, e non ci fidiamo di questo, soltanto di questo. Quando non ci fidiamo di lui, è allora che la relazione è distrutta e devastata. Ok? Oggi viviamo nella fase 3. Quando un bully, viene da me nel parco giochi, non posso fare un passo indietro e guardare Hashem che gli dà quel che si merita. Ok? Magari dobbiamo pensarci noi, chiedere a Hashem aiutami. E non posso alzare le braccia ad Hashem e so che se ne occuperà. Non è così facile vedere Hashem in una tale situazione magari. Quindi se voglio essere vicino a lui, spetta a me creare quella relazione. È incredibilmente difficile, ma devo dare a Hashem quella fiducia e dire Hashem, so che ci sei, so che sei con me, sono allora, soltanto allora potremo avere quell'epico rapporto con Hashem che le spie e l'intera generazione avrebbero dovuto avere. Quindi noi come ebrei messianici, cioè che ebrei che hanno accettato Yeshua, Gesù e Messia come proprio Salvatore e Signore della nostra vita, sappiamo che lamentarsi è un peccato, anche dubitarsi, specialmente se fatto direttamente contro Hashem. Quindi questo è affermato anche in Ebrei, libro di Ebrei 3, versetti 7 a 19, che leggerò. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione, nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono, mettendomi alla prova. Ora, avendo visto per 40 anni le mie opere, perciò mi sdegnai con quella generazione e dissi, erano sempre col cuore e non hanno conosciuto le mie vie.
Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani da Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si dice oggi, perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato. Noi infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo al principio, mentre ci è detto, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come nella provocazione. Chi furono infatti quelli che, avendo l'udita, lo provocarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto per mezzo di Mosè? Ora chi furono coloro con i quali si sdegnò per 40 anni? Non furono coloro che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? Ora noi vediamo che non vi poterono entrare per l'incredulità. Signore, signore, questo vale anche per oggi. Se negli ultimi tempi che verranno chi accetterà il marchio della bestia, microchip, quella che sia, perché magari pensano, io non posso comprare il cibo, non posso vendere, non posso fare questo e quello, se non mi prendo questo. Se voi non credete che il Signore con voi morirete per l'eternità, ok? Questo vuol dire che lui disse non potranno entrare nel mio riposo. Non sta soltanto dicendo non potranno entrare nella terra promessa, ma queste persone che morirono andranno anche al non riposo eterno. Stiamo parlando del Sheol, dell'inferno, separazione eterna, ok? Quindi, soltanto magari qualcuno ha fatto una piccola preghiera di salvezza, non vuol dire che siete salvati per l'eternità, perché a qualsiasi momento voi potete dubitare, perdere la fiducia, e come loro può succedere anche a voi, a noi. Quindi, teniamoci il più possibile collegati l'uno con l'altro, ok? Cerchiamo di rinforzarci l'uno all'altro, come dice la Bibbia, dobbiamo esortarci l'uno all'altro, ok? Per darci forza. Abbiamo bisogno di altre persone che ci dicono ce la puoi fare, non perdere la speranza, non perdere la fiducia, ok? Adesso vogliamo concludere con la preghiera di salvezza che sarà data dalla Rebezin Gabriella. Vi voglio veramente ringraziare per avermi ascoltato oggi, vuol dire molto per me che siete rimasti ad ascoltare. Adesso chiamerò la Rebezin di venire e fare la preghiera di salvezza. Amen. Rabbinarel per questo meraviglioso sermone, e abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri e di sostenerci gli uni e gli altri in maniera tale da poterci fortificare, così come fu per Mosè e Miriam e Aronne. E è importante che Yeshua sia sempre al centro della nostra vita e che sia sempre il centro dei nostri interessi e la nostra priorità. Noi sappiamo che come il matrimonio, come qualsiasi patto, quando Yeshua è al centro della nostra unione, del nostro patto, allora va tutto bene, secondo la volontà di Hashem. Quando Yeshua non c'è in quel matrimonio, in quella relazione, in quella congregazione, non esiste amore, non esiste fede, non esiste speranza e non esiste pace, non esiste lo shalom che Yeshua, il principe dello shalom, ha dato a noi nel nostro cuore. Ed è per questo che vogliamo pregare per tutti coloro che non hanno ricevuto Yeshua come loro salvatore e sono ebrei,
come noi non hanno avuto una, la possibilità di conoscerlo sin da quando erano magari piccoli, e, però hanno fatto una decisione, come è stato per noi, magari più grandi, per diverse strade, che Yeshua ci ha portato a sé e quindi ci ha dato quella shalom di cui avevamo bisogno nella nostra vita e per essere anche luce sulle nazioni e portare proprio la sua luce alle nazioni, la sua Torah di verità. Amen. Quindi preghiamo in ebraico prima la, la benedizione di, del Messia. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et rek a Yeshua be Meshiach Yeshua. E tutti insieme preghiamo: benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci hai dato la via della salvezza in Yeshua il Messia, Cristo Gesù. Amen. Se avete pregato questa preghiera con tutto il vostro cuore, con tutto il vostro, la vostra mente e il vostro essere, vi invitiamo a contattarci. Abbiamo un meraviglioso regalo su cui abbiamo lavorato tanto ed è un libro molto bello che è stato tradotto appunto dal, dal nostro ministero Village of Open Justice Ministry e che stiamo iniziando proprio a distribuire gratuitamente a tutti coloro che fanno parte del popolo di Israele e che sono venuti a Yeshua via mail, quindi come formato PDF. Poi per chi desidera avere la, la parte stampata ce lo può richiedere specificamente e sono in via di stampa, quindi ci vuole un po' di tempo. Al PDF lo possiamo iniziare a regalare. E per quanto riguarda anche i prossimi culti di Shabbat, a partire da Shabbat prossimo faremo lo Shabbat, il culto di Shabbat, il venerdì sera. Questo perché, appunto, essendo estate, molti non gradiscono il caldo e stare al chiuso con la fase 2 non è una cosa semplice, specialmente per chi ha bambini. Quindi abbiamo concordato proprio che sia il venerdì sera anziché del sabato mattina, mentre invece quello in inglese, il culto in inglese, sarà fatto il sabato sera, quindi sempre di sera e alle ore 19, ora italiana. Quindi per coloro che vogliono partecipare al nostro prossimo culto di Shabbat sarà di venerdì sera e vedrete ci saranno delle differenze logicamente legate al venerdì sera rispetto a quello di sabato mattina. Amen. E prima di finire appunto con la benedizione vogliamo anche partecipare alla, alla Santa Cena che abbiamo spiegato viene proprio da Pesach, dalla terza coppa di Pesach. E come ogni Shabbat facciamo i nostri kallot che normalmente appunto sono abbastanza voluminosi per il numero delle persone e da questi prendiamo una parte proprio per la Santa Cena in maniera tale da, da poter essere insieme e celebrare insieme la Santa Cena. E Gesù, Yeshua, prese il pane e lo spezzò e l'ha dato ai suoi discepoli dicendo: questo è il mio corpo che è stato spezzato per voi, mangiatelo in memoria di me. Grazie, Signore.
La Repizin Gabriella fa del pane challah eccezionale. Io vi invito di venirci a trovare, così potete provare per voi stessi quanto è meraviglioso questo pane. E poi ogni volta che lo fa è ancora meglio della scorsa volta. Dopo la cena, Yeshua ha preso il calice e ha versato il vino e ha ringraziato il Padre e l'ha dato ai discepoli dicendo: prendete questo e bevetene tutti. Questo è il mio sangue che è stato versato per la salvezza di tanti. Io vi dico, io non berrò più dal calice del vino affinché non lo berrò più insieme a voi nel regno di Dio. Quindi grazie. Signore, grazie Padre. Adesso vogliamo chiudere questo Shabbat con il Shofarot e poi la benedizione aronica. Shalom. Shalom. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore elevi il suo volto su di voi e vi dia la pace in nome di Yeshua, Gesù e Messia, principe della pace. Shabbat Shalom. Grazie di esservi collegati con noi oggi, veramente apprezziamo ognuno di voi. E come vi dicevo, mi piace quando le persone vengono e rimangono, perché è importante capire che cos'è per noi Shabbat, che cos'è stare nella presenza di Hashem, di Dio, e imparare da Lui. E quindi vi ringrazio, spero che avrete un bel Shabbat e anche una bella domenica, che per noi è sempre come un secondo giorno di riposo, come alcuni fanno. Shabbat shalom a tutti. Shabbat shalom.